questo è il mondo Lega estremista. Tra questi vari puntini rossi qua abbiamo anche un account abbastanza particolare di questo signore, che fa proprio istigazione all'odio, violenza e minacce, specialmente verso esponenti del PD. Se avete genitori, fratelli, zii, figli, nipoti, amici del Partito Democratico, sopprimeteli in quanto vi hanno già venduto all'Islam e al male. Alessandro Orlowski è un esperto di marketing, analisi della propaganda online e fake news. Oggi la guerra è totalmente ibrida. Noi siamo in stato di guerra con tantissimi paesi, solo che non ce ne accorgiamo. È molto più facile attaccare digitalmente o a livello di propaganda una nazione, uno stato di diritto, di democrazia di altri paesi, che mandare un missile. Questo che cos'è? Allora, questo qui praticamente sono dei network di amicizie e di VK, VKontakt. VKontakt è il Facebook russo, dove adesso moltissimi sovranisti e partiti di, diciamo, destra, estrema destra europei si stanno spostando, perché è molto semplice: non c'è nessun controllo, non c'è nessuna censura, e lavorano più nell'ombra, si incontrano tra di loro e possono pubblicare quello che vogliono. Questa è la connessione verso, ad esempio, utenti più legati, diciamo, a un mondo di estrema destra, direi nazista in Italia, e anche tutto il mondo della Lega. Poi ci sono dei personaggi, diciamo, strani, che sono in connessione con questi gruppi. Qua vediamo un noto personaggio che è Alessio Lepore. La cosa interessante è che chi si fa chiamare Alessio Hitler, questo qua sarebbe assolutamente un reato in Italia, dice di lavorare per la Lega Salvini Premier, aggiunge nel suo nickname nazista. Aless nazista. Su VK, il Facebook russo, Alessio Lepore ha una passione smodata per il nazismo e Hitler, che definisce il nostro Führer, per le svastiche, anche in mezzo al tricolore, e per il classico saluto nazista, Heil Hitler. Hai Kameraden, come si suol dire, bella bandiera, vedete? Ho deciso di rifare un'altra diretta con voi. È per questo che io ho messo questa bandiera, è per questo che io ho messo queste distintivi, tra l'altro veri, linea dura, per chi fa i furbo. E anche queste lobby gay fanno i furbi. Questa è la mentalità ormai dei froci, fare tutto in pubblico. Non le sei mai andata a vedere mia gay parade a Napoli, ad esempio, gente col culo da fuori o vestite da femmine? Ma è più scandaloso uno che fa il gay pride o uno che, per esempio, si veste da Hitler? Secondo te? Ma guarda, sai che ci sono questi che di solito fanno dei travestimenti, si vestono da nazisti, da... Vabbè, sono casi, come dire, allora sono d'accordo a vedere gente che va in giro con la faccia e martello col pugno chiuso. Uno che dice Mein Führer, che dice Sieg Heil, sai che cosa vuol dire? Sì, saluto per la vittoria. Uno che dice così, queste frasi qua, secondo te sono opportune o no? Ma sono ad oggi, nel 2019, un po' fuori moda. L'importante è che tu in qualche maniera non le faccia ste cose. No, non le faccio ste cose. Allora chi è questo? Chi è questo? Va bene, Photoshop. Ah, non sei tu? Qualcuno te l'ha fatto, insomma. Sì. Cioè, sì. Tu non è che ti vesti da nazista. Ma va, non ho neanche il vestito da nazista. Scusa, questo pure è Photoshop? Vabbè, ma dai adesso. Chi è questo? No, però... Cioè, c'è lui, vestito praticamente da nazista, con il braccio teso e dietro la bandiera nazista. Io sono stufo che... Per questo rischi di essere processato. È assurdo. Quelli con la falce e il martello lo possono fare, e ci sono stati gulag. Parla ancora viva il comunismo, viva le brigate rosse. Allora perché loro lo possono fare? Perché loro possono usare il pugno chiuso? Perché è un'ingiustizia. E poi perché vai su il social russo? Perché a differenza di Facebook è più libero e democratico. Perché non lo censura quando lui fa il saluto nazista. No. Hitler e il nazionalsocialismo nella sua totale modalità, ti fa schifo o no? Ci sono stati errori, hanno fatto errori sicuramente. Io che sono in passato, sono stato pure, comunque lo dico in forza, cioè non potrei dire mi fa schifo, no? Dove sei stato? Forza Nuova, in passato. Quindi non ti va di dire davanti alle telecamere che fa schifo il nazionalsocialismo? Ma perché comunque andrei a smentire anche in parte qua, cioè adesso. Infatti il schifo non ti fa, si vede dai social. Va bene, dai, grazie. Viva la Lega, andiamo a governare, Sieg Heil, Heil Kameraden e via!